Ecco, è laggiù. Sono tutti allerta qua attorno. Thank you.
Cosa?
Mistios, uccidi questa serpe! Guarda cosa mi ha fatto! Ho perso tutti i capelli! Mi dispiace, tesoro. Dammi un momento. Dei plebei vogliono la mia attenzione. Avevi detto una ciocca dei suoi capelli. Spiegati. Spiegarmi? Ma è ovvio! Una ragazza bella e ingenua si è fatta ingannare dalla concorrenza. Mi ha imbrogliato! Esione ha scelto lei al posto mio! Non mi ha degnata nemmeno di uno sguardo! Perché fare una cosa del genere? Esione doveva essere mio. Solo io lo amo davvero. Sono cresciuta con lui. Mi sono sempre presa cura di lui. Potevo forse lasciare che una sciacquetta innamorata delle dracme potesse rubarmi l'amore della mia vita. Esione non sa distinguere il bene dal male. L'aveva adocchiata da un po' di tempo. Gli piaceva esteticamente. Allora sono intervenuta. Che ne è della pozione? L'ha bevuta, ovvio. E guarda, ha funzionato alla perfezione. Ha aggiunto una ciocca dei miei capelli alla pozione e me l'ha fatta bere. Non ho sentito niente di strano, ma a un certo punto i miei capelli hanno iniziato a cadere. Che razza di sortilegio è? Hai usato i suoi capelli. Sortilegio? Ma siete imbecilli? Se solo esistesse qualcosa di così comodo. È semplice alchimia. Basta un po' di conoscenza della flora velenosa locale e tutto è possibile. I funghi selvatici sono noti per causare reazioni violente, ma a dire il vero, non ho mai visto nessuno perdere i capelli. Al massimo uno sfogo orribile. È andata meglio di quanto mi aspettassi. Mi hai promesso delle dracme. Dammele basta. Non mi importano le vostre diatribe. Tecnicamente, gli ingredienti erano per la ragazza, non per me. Ci ha ingannato! Uccidila, Mistios! Sei pazza! La pagherai per questo! Ha partecipato al gioco e ha perso. Non devo pagare nulla. Lei sarebbe innocente in tutto questo? Ha cercato di avvantaggiarsi con la magia. Perciò risparmiami l'ipocrisia. Vattene e porta con te la tua amica pelata. Ti prego, Mistios, fa qualcosa! Farò a pezzi fino all'ultima delle tue guardie per arrivare a te. Guardie, fermate il Mistios! Cosa hai fatto a mia moglie? Thank you.
farò. Ah, ricordo quando... Caire, Democrito. Alexios, cosa mi hai portato? Ho trovato il paradosso di Zenone. Fantastico! E che cosa ne pensi? È solo un indovinello. Cosa? No! La tartaruga raggiunge un punto, Achille la insegue per raggiungerla. Ma quando Achille arriva a quel punto, la tartaruga si è spostata. E quando l'inseguitore raggiunge il nuovo punto, l'animale si è spostato un'altra volta. Dimostra che l'universo è divisibile all'infinito. Una teoria matematica celata in una storia per bimbi. Zenone era intelligente. Tutti i vecchi colti che ho incontrato erano degli idioti. Ma le menti dei bambini sono infinitamente sagge. Ho trovato la sezione aurea originale. Ah, una scoperta che cambierà il corso della storia. A prima vista non mi sembrava niente di speciale. Ma i lati del diagramma non sono uguali. Il lato chiamato A è lungo quasi la metà di B. Quasi, ma non proprio. A e B stanno ad A come A sta a B. Come può essere usata questa teoria? Usata. Non viene usata, ma osservata. È l'equilibrio divino, presente in natura nei luoghi più belli del mondo. È ovunque e in nessun luogo. È stata dura, ma ho trovato il teorema di Pitagora. La più grande scoperta di tutti i tempi. Ed eccolo qua, nella sua gloria originale. Perché? Pitagora ha inventato il triangolo. Le grandi menti non inventano, ma scoprono. Pitagora ha scoperto che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sugli altri due lati. È stato impegnativo, ma credo di aver trovato tutto. È così. Ora potrò finalmente dare forma alla mia grande teoria, che divide e unisce al tempo stesso l'intero universo. Cos'è questa teoria? Usando i tre teoremi come dimostrazione, intendo provare che l'universo è divisibile in infinite parti più piccole. Dividendo la realtà, le parti rimpiccioliscono e lo spazio tra esse aumenta. Cosa farai con la tua teoria quando la dimostrerai? Anche se intendo provare che l'universo è divisibile, spero che la teoria possa servire a unire le persone. Tutto questo sembra ambizioso. Non si può raggiungere la grandezza con la mediocrità. Ma confesso, ho una motivazione personale. Ce l'hanno sempre tutti. In un'altra vita saresti stata un'ottima studentessa. Quando ero uno studente amavo una poetessa. Ma ero così consumato dallo studio che non gliel'ho mai detto. Speravo di usare i teoremi per mostrarle la mia poesia. E magari vincere il suo cuore. Se è quello che vuoi... facciamolo. Cosa? Subito? Ti sei lasciato sfuggire l'occasione una volta, Democrito. Non ha senso perderla di nuovo. Andiamo. Hai ragione. Stavolta farò la cosa giusta. Non avrei mai immaginato che potessi amare. Mistios, no. La mia teoria che ogni atomo ha dentro di sé un grande vuoto è un po' come la vita che ho vissuto. Non sarà più così. Ora riempirai quel vuoto.
riempire quel vuoto e che ci unisce